La pulce nel cuore di oggi, giovedì 29 marzo, dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai giudei: in verità io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Gli dissero allora i giudei: ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici, se uno osserva la mia parola non sperimenterà la morte in eterno. Sei tu più grande del nostro padre Abramo che è morto? Anche i profeti sono morti, chi credi di essere? Rispose Gesù, se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio del quale voi dite, è nostro Dio. E non lo conoscete, io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia. Allora i giudei gli dissero, non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Rispose loro Gesù, in verità io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Ecco, carissimi amici, sto Gesù. O è pazzo o è veramente un figlio di Dio. Non si scappa, il problema è che devo prendere posizione io, tu, e devo giocarmelo nella mia vita, specialmente il fatto che se uno osserva la sua parola non vedrà la morte in eterno. Cosa voglia dire? Concretamente questo è il lavoro della nostra vita. Una buona e santa giornata.